telespettatori, buonasera dallo stadio Bernabeu, che parla Niccolò Carosio per questa finalissima di Coppa dei Campioni tra i padroni di casa del Real Madrid e la nostra Fiorentina. Nella speranza che i gigliati possano alzare questo trofeo sotto il cielo di Madrid, dando uno smacco sportivo, si intende, agli spagnoli, ci avviamo a questa telecronaca. Ma ecco che vediamo, ci comunicano che le due formazioni stanno già entrando in campo, quindi linea al campo e noi proseguiamo solo vocalmente la nostra telecronaca. Ecco dunque lo spogliatoio dello stadio Bernabeu, dove stanno per uscire le due squadre, il Real Madrid campione d'Europa in carica e la formazione gigliata della Fiorentina. Diamo le formazioni: Real Madrid che si schiera con Adelarte, Marquitos, Torres, Pastor, Lesmes, Muñoz, Zarraga, Copa, Gento, Mateos, Masebo, Rial, Di Stefano. Fiorentina invece che scende in campo con Sarti, Magnini, Orzan, Cervato, Grattone, Scaramucci, Segato, Montuori, Bizzarri, Virgili e Iuligno. Questa è la formazione dei gigliati che affronta dunque nella tana del lupo i campioni in carica. Ecco una bella inquadratura dello stadio Bernabeu, 30 maggio 1957, dunque data storica per il calcio italiano, perché la Fiorentina è la prima squadra che raggiunge una finale di Coppa dei Campioni d'Europa e nel caso dovesse vincere sarebbe la prima squadra in assoluto a portare a casa questo trofeo. Dunque tutto è pronto, partiti. Mateos Mancebo, Muñoz, Marquitos, Zarraga, Copa. Copa non aggancia, pallone che termina in fallo laterale, quindi la Fiorentina va alla rimessa in campo con Montuori, da questi è assegato. Palla per Bizzarri, il controllo, prova ad andare via Bizzarri, viene fermato da Marquitos, poi nuovamente Bizzarri riconquista il pallone. Il tocco per Montuori, Bizzarri la mette in mezzo, allontana la difesa dei Blancos. Attenzione Scaramucci, il lancio per Montuori intercettato da un giocatore del Real Madrid e quindi si riprenderà con una rimessa laterale di Montuori. Ancora Bizzarri, attenzione Bizzarri, punta l'area, il cross di Bizzarri allontana ancora una volta la difesa fiorentina, che ha iniziato bene questa partita, ha messo sotto i padroni di casa del Real Madrid. Attenzione Copà, avanza Copà, lo insegue Segato, Copà si ferma, quindi appoggia indietro verso Mancebo, ancora Copà dentro e c'è la palla che termina fuori. Non abbiamo capito se c'è stato un intervento di Giuliano Sarti, un quasi gol da parte del Real Madrid. Ecco, rivediamo il tiro e c'è la smanacciata di Giuliano Sarti, che compie una vera e propria prodezza. Hanno urlato il gol i tifosi del Real Madrid, ma fortunatamente così non è stato. Copa dalla bandierina, l'appoggio per Zarraga che prova a metterla in mezzo, allontana la difesa di Viola, quindi Muñoz nuovamente per Zarraga, lo scambio, ancora Zarraga, attenzione, entra in aria, la mette dentro, Giuliano Sarti esce e fa solo il pallone. Fiorentina che sta affrontando questo incontro nel migliore dei modi, giocando un calcio molto attento con dei contropiedi mirati. Virgili, l'attaccante Viola non ha ancora avuto modo di far assaggiare le proprie doti balistiche al portiere del Real Madrid Adelarte. Giuligno, Graton, Guido Graton per Giuligno. Giuligno la mette dentro, provava a stoccare Virgili, ma subito il difensore Lesmes ci metteva il piede, salvando il proprio portiere da una situazione che avrebbe potuto essere complicata per il Real Madrid. Di Stefano ha fatto poco in questi primi 18 minuti di gioco. Di Stefano, ingabbiato dalla marcatura asfissiante dei difensori Viola. Giuligno, Virgili, lo scambio ancora con Giuligno, dentro per Bizzarri, attenzione Bizzarri, Bizzarri lo marca stretto Lesmes, poi Giuligno, Virgili, il tiro, la parata sicura di Adelarte. Fiorentina che sta giocando senza paura questa partita, mentre il Real Madrid appare senza idee. Lo squadrone
Spagnolo? Non riesce a trovare la via della rete di Giuliano Sarti, infortunatamente. Viola che si riporta l'attacco con Virgili, l'appoggio per Segato. Scaramucci chiama Giuligno sull'ala, il tocco per Gratton, lo scatto di Guido Gratton. Si gira Gratton, la mette in mezzo per Virgili che prova la rovesciata ma non riesce a calciare il pallone, quindi riparte Real Madrid. Mancebo, Copa, avanza Copa, lo insegue Montuori, velocissimo, Montuori lo raggiunge e gli porta via il pallone. Cervato, Copa non si era veduto del giocatore viola, fortunatamente. Montuori, Segato, Montuori, Bizzarri, avanza l'attaccante viola, il tocco per Segato, attenzione Segato, il tocco per Virgili, attorniato dai difensori dei Blancos che gli portano via il pallone, quindi rialla. Da questi a Ghento, anche Ghento è stato assente in questa partita, in questa prima frazione di gioco. Real Di Stefano, attenzione Di Stefano, lo affronta Zan, il tocco verso Sarti che va a rinvio. Al nostro cronometro sono 34 minuti di gioco di questa finalissima di Coppa dei Campioni. Attenzione Virgili, lo scambio con Gratton, Gratton e Virgili, prova la conclusione e poi c'è la parata. C'è la parata via dell'Arpe. Ecco, rivediamo lo scambio e il tiro, la parata via dell'Arpe in calcio d'angolo. Fiorentina che sta giocando una grandissima partita. Attenzione, palla dentro l'area del Real Madrid, poi Bizzarri il controllo ma viene fermato. Giuligno ha sbagliato l'appoggio. Zarraga, Lesmes, Real Madrid che fa fatica a trovare il bandolo della matassa e non riesce a mettere in difficoltà fortunatamente i giocatori viola, che adesso hanno alzato leggermente il baricentro. Marquitos, Mancebo, Muñoz, Copa, Marquitos, Mancebo. Segato ferma la trama offensiva dei giocatori del Real Madrid e quindi Fiorentina che si riversa all'attacco. Attenzione Montuori, dentro per Bizzarri, c'è Virgili in mezzo, riceve il pallone e poi Gratton il tiro e c'è il gol della Fiorentina. Gol con Gratton che porta in vantaggio i viola con un bellissimo gol, un'azione manovrata molto bella che ha portato la Fiorentina al vantaggio col suo centrocampista Guido Gratton nel cuore di tutti i tifosi viola. Gran gol di Gratton con Virgili che per una volta ha fatto da rifinitore. Rivediamo l'azione, molto bella. Il passaggio verso Virgili, il velo per Gratton che batte imparabilmente il portiere del Real Madrid. Gratton, nato a Monfalcone il 23 settembre 1932. Segna questo bellissimo gol che porta in vantaggio la Fiorentina nella finale di Coppa dei Campioni. Finisce il primo tempo, Real Madrid 0, Fiorentina 1. Dunque la Fiorentina conduce per una rete a 0 e speriamo che questo risultato possa rimanere fino al 90esimo. Certo è che nessuno avrebbe mai sperato che i Gigliati potessero essere in vantaggio di un gol al termine della prima frazione di gioco. Una Fiorentina che ha giocato una partita molto attenta e che ha saputo tenere a bada i campioni del Real Madrid su tutti Ghento e Di Stefano. Speriamo dunque che in questo secondo tempo i Gigliati possano continuare a giocare una partita così accorta. Riprendiamo il collegamento dopo la pausa tra il primo e il secondo tempo per questa finalissima che vede in vantaggio la formazione gigliata sulla Real Madrid con il gol di Gratton. Adesso è la Real che spinge all'attacco alla ricerca del pareggio.
Attenzione, palla in mezzo alla rovesciata, molto bella. Nel numero 11, Francisco Ghento. Palla che fortunatamente termina fuori misura. Le formazioni sono le stesse del primo tempo: dell'Arpe, Torres, Marquitos, Lesmes, Muñoz, Zarraga, Copa, Mateos, Di Stefano, Rial, Ghento per la Real Madrid. Sarti, Magnini, Orzan, Cervato, Scaramucci, Segato, Juninho, Graton, Virgili, Montori, Bizzarri per la Fiorentina. Fiorentina che attacca adesso con Graton, ha sbagliato l'appoggio. Recupera la palla i Blancos di Spagna. Torres, Pastor, Mancebo, Copà. Avanza Copà, inseguito da Montori. Bel duello questo tra i due giocatori. Palla che termina in fallo laterale in favore del Real Madrid. Alla rimessa si porta lo stesso Copà. Palla per Mancebo, Copà. L'appoggio per Zarraga, attenzione. Può ripartire la Fiorentina con Juninho. Virgili, lo scambio ancora con Juninho. Montori, dentro per Virgili, ma riparte il Real con Copà. È una finale veramente molto bella, con continui ribaltamenti di fronte, questa tra Fiorentina e Real Madrid. Fiorentina che sta sorprendendo tutti con il vantaggio qui sul campo del Real Madrid. Marquitos, Copà, sempre Montori a disturbarlo e a guadagnare un fallo laterale. Montori alla rimessa per Bizzarri. Mancebo, Rial, Di Stefano, attenzione, Di Stefano, Di Stefano dentro per Rial, il tiro, e c'è il pareggio del Real Madrid con il suo numero 10, Héctor Rial, che va a pareggiare per il Real Madrid. Rial, classe 1928, nato a Bergamino il 14 ottobre 1928, porta in vantaggio dunque la formazione, scusate, porta in parità, non in vantaggio, la formazione del Real Madrid. C'è stata una disattenzione di Viola, che non si sono accorti dell'inserimento di Rial, che ha battuto il portiere Giuliano Sarti. Forse questo è l'unico errore. Palla che passa tra due difensori Viola e va a smarcare Rial. Peccato, tutto da rifare per la Fiorentina, e speriamo che il Real Madrid non prenda il volo sulle ali dell'entusiasmo per questo pareggio raggiunto al 61esimo. Graton, attenzione, Di Stefano, avanza Di Stefano, lo affronta, attenzione, Segato cerca di fermare l'avanzata, e era da aspettarselo che il Real Madrid dopo il pareggio cominciasse ad attaccare a testa bassa. Mancebo, Zarraga, dentro per Rial, attenzione, il tiro di Rial, la palla che termina fuori. Fiorentina che deve assolutamente cercare di rialzare la testa e non si deve chiudere nell'angolo, come fanno i pugili a un certo punto quando si vedono persi. La Fiorentina ha dimostrato di poter tenere a testa questa grande formazione che è il Real Madrid. Ci sono gli uomini e soprattutto c'è il gioco. Palla dietro per Adelarpe, esce il portiere, l'appoggio per Pastor. Marquitos, Rial, Ghento, l'intervento ottimo di Graton, ma Ghento riesce ad andare via. L'appoggio per Zarraga, Di Stefano, Mancebo, fermato, un brutto fallo quello di Graton, dovrebbe essere, vediamo. E c'è il cartellino giallo, non è Graton il giocatore, dovrebbe essere, se non ho visto male, Segato, e difatti c'è la munizione per Segato. Attenzione sul pallone di Stefano Ghento, sono due che potrebbero far male, la finta di Di Stefano Ghento, il tiro e la palla termina in calcio d'angolo. Partita che in questo secondo tempo è veramente complicata per la Fiorentina, che non riesce
Attenzione, intanto c'è Copà, la squadella nel mezzo, Zarraga ha provato a colpire ma hanno allontanato i difensori viola, adesso è Virgili che prova a riportare il pallone oltre la metà campo dei Gigliati. Juligno, l'appoggio per Segato, da questi Montuori, avanza Montuori, attaccato da il giocatore del Real Madrid, quindi Bizzarri, Marchitos su di lui, si gira Bizzarri, la mette in mezzo per Virgili che non riesce a girare in rete il pallone, Lesmes, il lancio per Rial, solo tre quarti, questi da Mansebo, superata l'asse centrale del campo della metà campo viola di Stefano, lotta con Orzanna, attenzione ancora Di Stefano, il tiro di Di Stefano e c'è la grande parata in calcio da, no, fortunatamente Segato recupera il pallone, ha rischiato grosso la Fiorentina ma Giuliano Sarti ha fatto un grande intervento, ha deviato il pallone che stava per uscire ma Segato ha salvato la palla da uscire e quindi dal calcio d'angolo che sarebbe stato battuto dai giocatori del Real Madrid. Attenzione Montuori, la mette dentro per Virgili e c'è il secondo gol di Virgili, Fiorentina in vantaggio qui a Madrid 2-1, ancora vantaggio dei Gigliati che nell'azione di contropiede sul gol mancato da Real Madrid si è portato in vantaggio la Fiorentina. Fiorentina dunque 2, Real Madrid 1, Virgili, il bomber viola è riuscito a segnare il secondo gol per la formazione fiorentina. Bella l'azione, il cross e Virgili non si è fatto trovare impreparato, un sinistro al volo, ha battuto il portiere Adelarpe. Gran gol di Virgili, da grande bomber qual è lui, Virgili nato a Udine il 24 luglio del 1935, ha dunque 22 anni e già disputa una finale di Coppa dei Campioni. Attenzione, adesso la Fiorentina deve stare molto attenta, mancano solo 7 minuti, bisogna stringere i denti, attenzione la palla nell'aria e poi c'è il gol, pareggio immediato della formazione del Real Madrid con Di Stefano che pareggia il conto 2-2, peccato, stavamo già assaporando il finale della partita. Real Madrid dunque che giunge al pareggio all'83esimo con Di Stefano, la saetta rubia con tre passaporti. Peccato. La saetta rubia dunque ha pareggiato il conto. A 2 tra il Real Madrid e la Fiorentina, c'è adesso pochissimo tempo per sperare di segnare un terzo gol da parte dei Gigliati, sempre ammesso che si possa segnare un terzo gol a questa squadra, perché il Real Madrid è la squadra più forte del mondo, possiamo dirlo, però per quanto sia forte la Fiorentina oggi è riuscita a segnare due gol, quindi nulla è perduto, attenzione, bel controllo, la palla nel mezzo, lontana la difesa del Real Madrid, poi Montuori, il cross di Montuori, il tiro, il colpo di testa e la parata di Adelarpe. Peccato per il pareggio della saeta rubia, vuol dire freccia bionda. Di Stefano, attenzione Di Stefano, il tiro di Di Stefano, il palo, palo di Di Stefano che avrebbe potuto chiudere la partita ed è finita, Real Madrid e Fiorentina 2-2, tempi supplementari. Quindi siamo arrivati alla fine dei tempi regolamentari e sono resi necessari i supplementari. Peccato perché la Fiorentina ha giocato una buona partita e avrebbe meritato senz'altro al 90esimo di alzare questa benedetta Coppa dei Campioni. Però questo è il calcio e quindi ci sono i tempi supplementari. Ecco che le squadre sono già schierate al centro del campo e quindi partiamo con la nostra telecronaca. Primo tempo supplementare tra Fiorentina e Real Madrid che sono ferme sul 2-2 e ricordiamo che se dovessero perdurare
Dovesse perdurare il pareggio, sì, andrà ai calci di rigore per la prima volta nella storia del calcio. Attenzione, palla dentro, allontana la difesa di Viola, piuttosto che ricorrere alla monetina che darebbe la vittoria in modo casuale a uno piuttosto che all'altro. Attenzione, c'è il pallone per Montuori, troppo lungo, esce dell'arco e fa solo la palla. Si è deciso dunque per i calci di rigore e non per rigiocare la gara. Attenzione, Montuori, Bizzarri, dentro per Virgili, Virgili lo scambio con Montuori, Montuori il tiro, la palla che viene mancata purtroppo dal numero 7 della Fiorentina, Juninho, perché anticipato da un difensore del Real Madrid, peccato, a porta vuota. Attenzione Virgili, la girata in porta di Virgili, ancora una volta la Fiorentina sfiora la segnatura con il suo centravanti. Mancati due gol nel giro di poco meno di un minuto. Fiorentina che dunque c'è e che assolutamente vuole portare questa Coppa dei Campioni a Firenze. Sarebbe, ricordiamo, la prima volta per una squadra italiana. Gratton, Magnini, Juninho, avanza Juninho, Lesmes appoggia indietro per Adelarpe che va al rinvio. Palla per Di Stefano, bellissimo il controllo, Mansebo, lo scambio con Di Stefano, attenzione Di Stefano, ancora per Mansebo, Mansebo, dentro per Di Stefano che prova la girata ma la palla viene allontanata dai difensori viola, ancora Di Stefano, Ghento, la palla che viene, che esce dopo questo tiro impreciso fortunatamente di Ghento, servito da Di Stefano. Sarti lascia uscire, Ghento ringrazia i compagni di squadra ed ecco la bellissima livrea della Fiorentina con lo scudetto sul petto. Calcio d'angolo, la battuta a Copà, palla nel mezzo, Orzanna lontana su Di Stefano, grande anche la prova di Orzanna che ha fermato e finisce il primo tempo supplementare 2-2. Non c'è tempo per un collegamento con noi, il campo reclama il secondo tempo supplementare, dunque Fiorentina Real Madrid prosegue per questo ultimo giro e speriamo che possa vedere trionfare i viola. Ecco Bizzarri toccare per Montuori, Montuori riesce a crossarla per Juninho che colpisce in testa ma debolmente. L'arbitro dice che c'è un fallo e quindi calcio di punizione per il Real Madrid. Chiedo se arriva la mia voce. A Roma sì, mi confermano. Perfetto, Copà. Copà dentro per Di Stefano, attenzione. Sarti allontana di piede. Palla ancora catturata dai giocatori di Real Madrid con Copà. Zarraga, Di Stefano. Attenzione, rialza il tiro. La bellissima parata di Sarti che si è fatto trovare pronto al tiro del giocatore madridista. Montuori. Giocatori argentini, scusate, attenzione, Virgili, 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 il tiro e la parata del portiere Adelarpe che riesce a deviare, grandissima occasione per la formazione della Fiorentina. Attenzione Segato, la mette dentro, il colpo di testa, la palla che termina alta, è stato Montuori a colpire di testa il pallone terminato alto, si dispera il giocatore viola. Fiorentina vicinissimi a gol in queste due occasioni, peccato che si va alla rimessa del portiere del Real Madrid. Magnini, Cervato, Bizzarri, Montuori,
Attenzione. Dicevamo prima gli argentini Montori e Di Stefano, possiamo dire che sono pieni di risorse ed è finita, signore e signori, si andrà ai calci di rigore. E quindi, cari amici ascoltatori, siamo arrivati all'epilogo finale. Per la prima volta si battono i calci di rigore in una partita di calcio e quindi in una gara molto importante come la finale della Coppa dei Campioni. Calci di rigore che decreteranno dunque chi tra le due squadre è la migliore. Calci di rigore che sostituiscono la monetina che veniva lanciata per decretare il vincitore, ma tutto sommato è meglio il calcio di rigore perché si resta nell'ambito sportivo, certamente della casualità, ma comunque sempre sportivo, al posto di una monetina lanciata in aria e che quindi solo e soltanto casualità. Bene, linea al campo per la cronaca di questi calci di rigore. I giocatori esiliati che si fanno coraggio, pubblico ammutolito sugli spalti. Il primo a tirare sarà l'argentino Di Stefano per il Real Madrid. Posiziona la palla sul dischetto Di Stefano. Forza Sarti, rincorsa di Di Stefano, il tiro e la palla entra in porta. Real Madrid 1, Fiorentina 0. È il momento adesso di Bizzarri. Parte Bizzarri, il tiro e la traversa. Traversa di Bizzarri e le cose si mettono male per la Fiorentina. Attenzione Ghento, il tiro di Ghento e il gol raddoppio del Real Madrid. Fiorentina deve tenere vive le speranze con Juligno. Il tiro e c'è il gol, non si muove neanche Adelarpe. 2-1. Forza Sarti, fa il miracolo, il tiro e c'è la parata di Sarti. Sarti ha intuito il tiro di Copà e ha mandato il calcio d'angolo. Attenzione, tocca adesso a Virgili, il tiro di Virgili che spiazza il portiere Adelarpe. Attenzione, il tiro e la parata. Real si è fatto parare il calcio di rigore da Sarti. Fiorentina dunque che pareggia, può portarsi in vantaggio. Il tiro adesso di Montuori e c'è il gol di Montuori, un gol, un tiro centrale. Attenzione adesso Real Madrid con il quinto rigore. Parte Mancebo, il tiro e c'è la parata di Sarti. Fiorentina campione d'Europa. La Fiorentina dunque vince il titolo, la Coppa dei Campioni, qui nello stadio del Real Madrid, battendo ai rigori il Real dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sul 2-2. Dunque, cari amici sportivi, la Fiorentina ha vinto e campione d'Europa battendo i campioni in carica del Real Madrid e questo è un grande risultato per il nostro calcio, per il calcio italiano che può dire per la prima volta di avere una sua formazione campione d'Europa. Questo è toccato alla Fiorentina, una Fiorentina che ha giocato un calcio superbo qui a Madrid, che non ha avuto paura di affrontare i padroni di casa nonché i campioni d'Europa in carica. Da Niccolò Carosi è tutto, linea allo studio.